eccoci qua con l'episodio di mezzanotte. Devo parlare così a bassa voce per ovvi motivi. Ebbene, siamo di nuovo qua a Kianite Town come la scorsa volta. E ora che abbiamo il volo, voliamo subito in una nuova locazione. O meglio, in una vecchia locazione. Questa città gialla di cui non mi ricordo mai il nome. E adesso che abbiamo taglio possiamo esplorare molti più posti. August, usa tal. Che mi dici? Vattene. Sì, proprio così. Rude. Yeah. Questo era un percorso in cui non potevamo accedere perché c'era uno Snorlax e un Albert Slender. Quindi, rappresenti Max. Oh wow, qua salto. Ma cosa? Ma c'è un tizio col suo cucciolo Pokémon. Non vedi chi stiamo parlando? Cosa? C'è un ventriloquo? No, perché vedo che parli con gli animali. Che roba! C'è un trambione! È una trambiona, è il contrario. No, cioè, era un uomo, però appena gli ho parlato così le sprette da donna. No, ma che roba! Ah, ma ho capito, questo è Viale Certosa. Ovviamente, perché a Viale Certosa girano i trambioni. Non voglio andare via la Certosa, è una melma. Oh bene, chi è il prossimo? Mogmor. E verranno scelti della Mogmor. E adesso è ritornata la signorina, ma guarda. Che coincidenza, no, l'altro non lo sfido neppure. Chi è? Bene, ritorniamo nella grotta di prima, quella grotta senza senso. Il percorso però ha forma di dromedario, ora che ci penso. No, lo so che non sembra un dromedario, però è per avanzare un'ipotesi di immaginazione, non posso? Vabbè. Ok, siamo usciti fuori dal retto e dalla coda del dromedario, al retano del dromedario. Bene, qua c'è la palestra inaccessibile, qui c'è il solito Snorlax e l'Albert Slender. Perfetto, adesso i vicini di casa penseranno che sono psicotico, perfetto. Quindi usiamo taglio. Zac. Infatti lo Snorlax non lo posso svegliare. Che peccato. Nuova città, attenzione. Alcuni di... Circola la voce che nel vecchio palazzo c'è un Pokémon leggendario. Ma dai. La polizia si allena sotto il casino. Lo credo. Non credo, sono lì a fare le bische e poi già che ci sono si allenano lì. Un po' come la nostra polizia del resto. Oh, il Jigglypuff. Oh Dio, no, non cantarmelo adesso a mezzanotte che già mi viene voglia di dormire. Che mi dici, paraplegico? Un palazzo preso fuoco ai bordi del lago. Vabbè, lo andremo a vedere prima o poi. Sì? Ma te ne ridi! Io niente più slot, io ho perso! Non ne ho più bisogno! Oh, perfetto, lo salva Danaglio! Siamo qui a Fat Burger. Vabbè, solito dialogo. Tu che mi dici? Questo hamburger è orribile, devo andare da Wendy's. Da Wendy's. Da Fat Burger. Vattene da Fat Burger! Ti fanno un doppio cheeseburger a soli 10 centesimi al chilo! You want to join the force? Passa al lato oscuro della force, giovane Jedi! Prezzi più ragionevoli? Niente male, anche se non penso mi comprerò un labbra visto che ce ne sono bizzeffe. Oh! Viva Las Vegas! Ma prima andiamo a farci soldi allo shop, se no è inutile. Vendo tutto, io vendo tutto! Vendo tutto come Marco Arancio, vendo Boro! Dai, rientriamo a Las Vegas, al Mirage. Viva Las Vegas! Ti sogni la Vega! Oh, grazie per i gettoni. Così a caso.
Oh, accidenti, sono un minatore di gettoni nel pavimento. Attenzione. No, non voglio giocare a sta roba. Dove sono? Monte Carlo? Non so. Beh, possibile. C'è la Riviera. Oh, sono così bravo alle slot. Ma talmente... Perché c'è stato un overlapping di testo? Prima... Ma che era... Ha fatto un test overlapping. Cioè, il testo che ha scavalcato il testo. Io sarei primo nel campionato di slot mondiale se solo ci fosse. Vallo a dire ai titolari del Juice o del Golden Nugget. Wow, grazie per i gettoni. Oh, accidenti, altri gettoni, altri gettoni. Dai che faccio il colpo grosso, dai che faccio il colpo grosso. Prima o poi ne troverò un bel po'. Vediamo. Wow, 100 gettoni, accidenti. Si deve essere scassata la macchinetta. Ehi, non disturbarmi, non vedi che sto piscendo dietro la parete? Il dialogo non era quello, però non avevo voglia di tradurre. Oh, eccolo. Un culotto con una crusto. Ah, ecco perché è Tauros. Seems legit. Un toro contro un gatto? Vabbè. Ma io sono un toro. Accidenti. Cominciano ad essere alti di livello, eh? Vabbè. Si sta arrabbiando sempre di più. Come Vince Toretto. Accidenti. Ok. Giuro, io li faccio salire a 60, perché sono troppo alti di livello gli avversari. Li dovrò allenare per bene e cambierò squadra. Questa è diventata ormai obsoleta. Ho deciso di cambiare squadra. Immagino che ci siano dei Pokémon potenti nell'erba alta. Però io li ho schippati con il repellente. Sarà ora che me ne cerchi un po' e mi faccio una nuova squadra. Sarebbe ora. Scusate, non azzecco proprio benissimo i congiuntivi. Sì, li ho azzeccati, però dopo un po'. Dato che è mezzanotte dovrei andare a dormire, mi sono qua a registrare. Oh, il capo della polizia Manganelli non sarà contento. Ora mi bastonerò col manganello elettrico. Recluto, nella doccia subito. Gli do 6. Dai, alla prossima, mi alleno bene e ci ritroviamo qua, con la nuova squadra. Thank you.